Giovanni Trapattoni, nato il 17 marzo 1939 a Cusano Milanino, è uno dei più grandi allenatori di calcio italiani. La sua carriera ha influenzato profondamente il mondo del calcio, e la sua vita personale è ricca di aneddoti interessanti. Trapattoni ha iniziato come giocatore e ha giocato come centrocampista per il Milan, dove ha vinto molti trofei, tra cui due Coppe dei Campioni. Dopo aver terminato la carriera da giocatore, ha iniziato quella da allenatore, diventando uno dei più rispettati e di successo nella storia del calcio. Come allenatore, Trapattoni ha guidato squadre importanti come Juventus, Inter, Bayern Monaco e la Nazionale Italiana. Con la Juventus ha vinto 6 scudetti e una Coppa dei Campioni, dimostrando la sua abilità nel gestire e motivare i giocatori. Trapattoni è noto per la sua strategia difensiva e il suo stile di gioco disciplinato, che ha portato molte vittorie alle sue squadre. Una curiosità interessante è che Trapattoni ha allenato anche squadre fuori dall'Italia, come il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e la Nazionale Irlandese. Durante il suo periodo in Irlanda, è diventato molto popolare per il suo modo di parlare l'inglese, con frasi memorabili che hanno fatto sorridere i tifosi. Nella sua vita personale, Trapattoni è sposato con Paola e ha 2 figli. È un uomo molto religioso e ha spesso portato con sé una bottiglietta di acqua santa per benedire il campo prima delle partite. Questa abitudine è diventata famosa tra i tifosi e i media. Trapattoni è anche conosciuto per le sue frasi celebri e i suoi discorsi motivazionali. Una delle sue frasi più famose è «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco», che significa non dare nulla per scontato fino a quando non è certo. Giovanni Trapattoni ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore. La sua dedizione, la sua passione e la sua abilità strategica hanno ispirato generazioni di calciatori e allenatori, rendendolo una leggenda vivente del calcio. Giovanni Trapattoni, nato il 17 marzo 1939 a Cusano Milanino, è uno dei più grandi allenatori di calcio italiani. La sua carriera ha influenzato profondamente il mondo del calcio, e la sua vita personale è ricca di aneddoti interessanti. Trapattoni ha iniziato come giocatore e ha giocato come centrocampista per il Milan, dove ha vinto molti trofei, tra cui 2 Coppe dei Campioni. Dopo aver terminato la carriera da giocatore, ha iniziato quella da allenatore, diventando uno dei più rispettati e di successo nella storia del calcio. Come allenatore, Trapattoni ha guidato squadre importanti come Juventus, Inter, Bayern Monaco e la Nazionale Italiana. Con la Juventus ha vinto 6 scudetti e una Coppa dei Campioni, dimostrando la sua abilità nel gestire e motivare i giocatori. Trapattoni è noto per la sua strategia difensiva e il suo stile di gioco disciplinato, che ha portato molte vittorie alle sue squadre. Una curiosità interessante è che Trapattoni ha allenato anche squadre fuori dall'Italia, come il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e la Nazionale Irlandese. Durante il suo periodo in Irlanda, è diventato molto popolare per il suo modo di parlare l'inglese, con frasi memorabili che hanno fatto sorridere i tifosi. Nella sua vita personale, Trapattoni è sposato con Paola e ha 2 figli. È un uomo molto religioso e ha spesso portato con sé una bottiglietta di acqua santa per benedire il campo prima delle partite. Questa abitudine è diventata famosa tra i tifosi e i media. Trapattoni è anche conosciuto per le sue frasi celebri e i suoi discorsi motivazionali. Una delle sue frasi più famose è «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco», che significa non dare nulla per scontato fino a quando non è certo. Giovanni Trapattoni ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore. La sua dedizione, la sua passione e la sua abilità strategica hanno ispirato generazioni di calciatori e allenatori, rendendolo una leggenda vivente del calcio.